Non aggiungo altro alla soddisfazione di questa inaugurazione, la Regione ha dato il suo contributo, ma quando si lavora, le istituzioni lavorano insieme, si riescono a raggiungere questi risultati. Investire nel mondo dello sport significa investire nella nostra comunità, e in particolare il rugby per noi è uno sport che, come ha detto bene Massimo, interpreta in questa città i valori che si esprime, e ci rende orgogliosi di poter avere un'eccellenza di questo genere che rappresenta Rovigo nel Veneto, in Italia e nel mondo. Dicevamo prima, è uno sport, non è uno sport da fighetti il rugby, e quindi direi che noi ci riconosciamo pienamente invece nelle caratteristiche di forza, di capacità di soffrire, di combattere, di superare le difficoltà, e poi anche di avere un aspetto ulteriore di attenzione al territorio, alla comunità, alla solidarietà, all'educazione, che perfettamente esprime il rugby. Quindi dare delle strutture adeguate è compito delle istituzioni. Sicuramente i momenti dal punto di vista delle finanze non sono floridi, ma appunto per questo aggiungo un invito ulteriore, che queste strutture siano particolarmente tenute quali un bene comune di tutta la comunità rodicina e polesana, e quindi una grande attenzione a tutto quello che è l'aspetto della manutenzione. E noi come Regione in altri momenti siamo riusciti a dare questo finanziamento, da qui in avanti cercheremo di continuare ad avere una capacità di contribuire alla realizzazione di impianti e di ammodernamento di quelli esistenti. Sappiamo che c'è anche, come mi diceva prima il Presidente, ci sono anche delle altre necessità che cercheremo di tenere assolutamente in conto, avendo ben presente, e chiudo, che investire un euro nello sport non significa investire un euro solamente per gli eletti lavori, ma significa dedicarlo a tutta la comunità. Quindi grazie anche per il lavoro che fate.